C'è un concetto che mi fa abbastanza riflettere su dove siamo arrivati sul mondo fotografico e sul mondo video del rapporto, ad esempio, tra attrezzatura e divulgazione. Perché vi dico questo? Perché se da una parte abbiamo dei corpi macchina, dei telefoni che vanno a creare una qualità intrinseca dei video, una qualità intrinseca del materiale fotografico veramente altissima, dall'altro punto di vista invece abbiamo delle piattaforme social di distribuzione degli stessi contenuti che ogni anno per necessità vanno a ridurre e a comprimere sempre di più i nostri file. Perché vi dico questo? Perché per i non addetti al settore di solito il ragionamento è questo qua. E si cerca e si creano i materiali di più alta qualità e risoluzione, ad esempio dal punto di vista fotografico si vanno a cercare delle foto con una risoluzione molto alta, ad esempio 4000x5000 pixel o comunque fotografie veramente importanti dal punto di vista del rapporto lato per altezza, e si vanno a caricare sui social dove il ragionamento di solito è: se io carico una fotografia di alta qualità, di conseguenza la foto sarà di alta qualità anche una volta caricata sui social. No, mi spiace, purtroppo, dato che comunque i social sono veramente molto popolati e ogni giorno non so quanti video, quante foto vengono caricate, in generale i social fanno una compressione sul vostro file per non farli friggere i server, banalmente, perché sennò tipo non ci starebbe tutto il materiale che viene caricato ogni giorno. Quindi, allora, il secondo passaggio è: ok, però se io carico foto alla qualità massima, quando verranno caricati sui social, ok, verranno compressi, ma comunque verranno compressi rimanendo comunque altamente qualitativi. Ecco, anche in questo caso qua è un errore. Perché? Perché se voi non rispettate determinati tipi di rapporto di base per altezza, il file verrà compresso e verrà compresso in maniera molto brutale. Diciamo che essendo una cosa fatta comunque dal punto di vista elettronico e non gestito da una persona, ci sono proprio degli algoritmi che vanno ad alleggerire i file veramente di tanto, cioè foto di 20-25 mega. In ogni caso verranno ridotti della metà, forse anche di più, per cui i colori e il rapporto proprio dei dettagli va a cambiare drasticamente una volta che il social va a rimettere in circolazione quel materiale che è stato rielaborato. Quindi, qual è il mio consiglio per tenere la qualità più alta possibile dal punto di vista dei social, senza diventare matti anche dal punto di vista della produzione? In linea di massima, se prendiamo ad esempio i due social di riferimento per quello che è la fotografia, quindi Facebook e Instagram o YouTube per quanto riguarda i video, per entrambi i social ci sono delle guide fatte proprio dai programmatori con tutte le caratteristiche da rispettare. Vi faccio un piccolo riassunto, ma comunque ho scritto un articolo sul blog in cui vado a citare esattamente tutte le varie dimensioni in pixel. Per quanto riguarda la fotografia, intanto capiamo due cose: i formati JPEG o PNG. In generale sono due formati che sembrano uguali, però dal punto di vista della compressione PNG tiene maggiormente la qualità dei dettagli e soprattutto tiene maggiormente la qualità dei colori. Quindi se tu hai una fotografia elaborata in una certa maniera, ad esempio che è molto ricca di rossi, se voi caricate la stessa foto, chiaramente provare per credere in formato JPEG o in formato PNG, il formato PNG comunque tiene molto di più la gamma cromatica. Quindi il mio primo consiglio è: se dovete salvare un file, salvatelo in PNG e provate a caricarlo di conseguenza. Il secondo consiglio è di non caricare una fotografia alla risoluzione massima di cui avete a disposizione, che avete creato con il vostro telefono, che avete creato con la vostra reflex, ma andate ad editare la foto in modo che l'altezza e la base siano esattamente corrette e rispettino le guide appunto dei vari social. Ad esempio, per farne proprio un esempio pratico, mettiamo il caso che voi dovete caricare una foto quadrata su Instagram. Benissimo, Instagram ragiona con una base per altezza, quindi per i due lati, di 1080x1080 pixel. Questo cosa significa? Che se voi caricate una fotografia con un rapporto superiore, anche se è quadrato, ma comunque con un rapporto superiore di 1080x1080, comunque i social andrà a comprimere la fotografia, di conseguenza la qualità calerà di molto. Anche in questo caso qua il mio consiglio è: fate un editing con un software che vi permette di regolare le dimensioni, ad esempio c'è Photoshop, c'è Affinity, c'è GIMP, scegliete voi la piattaforma di riferimento e dovete stare attenti che appunto la dimensione del file finale che andrete poi a caricare sia del rapporto corretto, quindi ad esempio 1080x1080. Se farete così, il file, essendo già compresso con una risoluzione corretta, comunque, anche se verrà compresso e succederà sicuramente, sarà una compressione molto meno aggressiva di caricare un file, ad esempio con un rapporto 3000x3000 o 4000x4000 pixel, perché comunque il file risulterà abbastanza corretto dal punto di vista dei social.
per tenere una buona qualità e non diventare matti a cercare delle soluzioni, degli stratagemmi particolari, il mio consiglio è semplicemente uno: andate a consultare le guide sia di Facebook che di Instagram, sono presenti, e andate a vedere i rapporti di dimensioni. Ad esempio, appunto, ve li metto in sovraimpressione: per Instagram la dimensione foto quadrata è 1080x1080. La dimensione, ad esempio, delle foto landscape è 1080x566 pixel e la dimensione delle foto portrait è 1080x1350. Vi faccio notare un'altra cosa, che se guardiamo ad esempio i rapporti e le dimensioni di fotografia orizzontale e fotografia verticale, nel caso della fotografia verticale abbiamo a disposizione più pixel, quindi di conseguenza le foto verticali hanno una qualità superiore, proprio data dai social. Bene, spero che questi consigli siano utili. Se hai qualche dubbio, chiaramente scrivimi qua sotto. Se ti piacciono questi video, iscriviti al canale e ci vediamo al prossimo video.